In questi due anni i TAR sono intervenuti varie volte, proprio perché la legge è stata di applicazione controversa. Ad esempio, in una sentenza particolarmente significativa, il TAR della Puglia ha parlato di dialogo collaborativo come un elemento fondamentale dell'attività delle pubbliche amministrazioni. Cioè, le pubbliche amministrazioni non possono usare l'alibi: ciò che mi chiedi è troppo impegnativo, quindi rigetto la domanda. Devono collaborare con il cittadino per arrivare alla soddisfazione della sua domanda. È corretto quello che lei dice, nel senso che ci sono state una serie di decisioni del TAR, e devo dire sembrano quasi poi anche filtrate attraverso sensibilità diverse. Ho avuto occasione di leggerle, perché ovviamente l'argomento lo sto approfondendo, perché secondo me prima di cambiare qualcosa dobbiamo avere chiaro come cambiarla. Quindi io per ora sono in una fase di studi e di approfondimento, ma nel giro di un mese e mezzo credo che darò delle nuove direttive. Io quello che vorrei riuscire a fare è trovare un nuovo strumento, che può essere sì il FOIA, però ripeto, un FOIA più concreto, che permetta di fare degli accessi alla pubblica amministrazione in maniera forse più mirata, e soprattutto consenta poi all'utente, al cittadino, di poter contemporaneamente dare delle valutazioni concrete. E io vorrei arrivare anche alla valutazione dei dirigenti nella pubblica amministrazione. So benissimo che quando si parla di valutazione dei dirigenti, alla quale partecipa anche il cittadino, si creano delle resistenze da parte dei dirigenti, perché pensano che queste siano forme con le quali in qualche modo si vuole punire i dirigenti. Io voglio rassicurare tutti, io non voglio punire nessuno, vorrei fare una riforma della dirigenza nella quale i dirigenti bravi possano sicuramente eccellere, perché nella pubblica amministrazione quello che noto è che a volte ci sono delle persone straordinariamente valide che magari non riescono a emergere proprio perché il merito non emerge. Allora, accanto a una valutazione che io immagino fatta da un organismo terzo, tecnico, credo che la valutazione fatta dall'utente possa sicuramente essere uno di quegli elementi che può sicuramente cercare di coadiuvare. Non dico che sarà l'unico elemento di valutazione.